Salve a tutti, qualche settimana fa, magari lo ricordate, regalammo col taglio dei nostri stipendi i dispositivi di protezione individuale alle guardie mediche della provincia. In realtà quello era un primo ordine, una prima tranche di un ordine molto più grande, che però in quel momento storico era difficile da completare, in quanto i dispositivi non si trovavano a livello mondiale, quindi insomma abbiamo dovuto aspettare. Finalmente sono arrivati questi kit e ora li stiamo trasportando, ora li stiamo portando nuovamente alle guardie mediche. Ovviamente non li posso portare io perché ci sono disposizioni di legge molto ferree e molto opportune e giuste, insomma, perché che non ci si deve allontanare da casa se non per necessità impellenti. Questo non lo è, quindi le stiamo portando attraverso i corrieri. La cosa importante, chiaramente, è che questi dispositivi possano giungere ai dottori e soprattutto essere utilizzati. Oltre che alle guardie mediche, con molto piacere li abbiamo donati poi agli operatori della ASL che effettuano i tamponi in provincia, perché insomma ci hanno contattato, avevano difficoltà in questo momento, in quel momento, insomma qualche giorno fa, ad avere queste protezioni, quindi con molto piacere, con molto orgoglio abbiamo donato anche a loro insomma questi kit che prevedono una tuta, degli occhiali, una mascherina FFP2 con filtro e un liquido per mani. Quindi insomma siamo soddisfatti, siamo orgogliosi, speriamo veramente di aver fatto una cosa utile per la collettività, soprattutto per chi è in prima linea, insomma merita il massimo rispetto e la massima gratitudine. Quindi insomma così abbiamo completato tutti i passaggi riguardanti insomma quella parte di stipendio che abbiamo regalato, abbiamo donato ai cittadini pugliesi, e nell'augurarvi una buona serata e nel ricordarvi di rimanere a casa ancora. Ora vi auguro anche una buona Pasqua, grazie.